buon martedì, ben ritrovati dopo le festività natalizie, l'appuntamento di un'ora con Proteramo, 60 minuti, gli ultimi del 2016 dedicati ai colori biancorossi, perché poi settimana prossima, quando torneremo in onda, di fatto sarà già 2017. Allora ne approfittiamo per fare un bilancio di questo anno non solo della stagione, di questo anno solare, ne parleremo questa sera, ospite in studio, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, non potevamo che invitare il presidente del Teramo, Luciano Campidelli. Buonasera presidente. Buonasera a te. E allora, vi ricordo le possibilità per mettersi in contatto con noi, il 392-623-7060, numero che conoscete oramai molto bene, anche l'hashtag TV6 perché utilizza Twitter, ma anche la possibilità di seguirci in diretta, direttamente, perdonatemi il bisticcio di parole, sulla nostra pagina Facebook. Se siete dunque non proprio a casa, siete fuori casa, ma volete comunque seguirci, potete farlo attraverso la pagina Facebook di TV6 con i nostri live streaming delle trasmissioni in diretta. Tra un po' vedrete anche la possibilità di cliccare mi piace sulla nostra pagina e dunque accedere ai contenuti multimediali, dunque non solo trasmissioni in diretta ma anche i servizi del TG e quant'altro. Cominciamo subito ovviamente con il presidente presidente, abbiamo preparato il 2016 del Teramo da gennaio a dicembre, tra un po' lo vedremo insieme, l'abbiamo dovuto dividere in due parti perché ovviamente non ci stava tutto in una parte. Ah, ecco la nostra pagina Facebook, già 7 in diretta che ci stanno seguendo, basta mettere mi piace oppure una qualsiasi reazione e per accedere ai nostri contenuti. Vedete che il numero di visitatori aumenta o magari diminuisce, adesso sono 9 lì. Ringraziamo tutti perché insomma anche seguirci da casa non è facile, seguirci da fuori casa, non è facile, questa è la nostra pagina Facebook. Presidente, tra un po' vedremo il 2016 del Teramo. Innanzitutto, che voto dà a quest'anno? In questa stagione? A quest'anno, al 2016. Ma al 2016 dobbiamo dire che l'anno scorso siamo arrivati alla salvezza tranquillamente e abbiamo fatto un discreto campionato, anche se credo che avessimo una squadra importante, però mentalmente non eravamo noi ancora pronti per affrontare con più serenità quell'anno e quindi penso che potevamo fare di più. Siamo ripartiti con le aspettative di costruire una squadra credo importante sulla carta, ma poi visti i risultati credo che sia il peggior anno della mia gestione, quindi un anno molto negativo da tutti i punti di vista e per poterci salvare dobbiamo lottare tanto, dobbiamo cercare di prendere una mentalità caparbia, testarda, una mentalità ignorante, altrimenti purtroppo senza questo tipo di mentalità rischieremo fino all'ultimo giorno del campionato. Quindi 5 gli diamo a questo 2015? Sicuramente non la sufficienza. Va bene, vediamoci allora la prima parte del 2016 del Teramo in questo servizio. Partite 44 punti, in mezzo a due pareggi entrambi al Bonolis, dallo 0-0 col Pontedera d'inizio anno a quello di venerdì scorso contro il Lumezzane. Che questo che si chiude sia stato l'anno solare peggiore dell'era Campitelli non lo si scopre certo adesso. Una miseria di punti, tre allenatori, due direttori sportivi e in mezzo una campagna acquisti rivelatasi disastrosa e che ora il diavolo dovrà correggere nella finestra di riparazione. Insomma, quei compiti per le vacanze che poco piacciono
piacciono al numero uno di Via Oberdan, quest'anno saranno davvero tanti per recuperare le insufficienze del primo quadrimestre. Come detto, il 2016 per il Teramo si apre con l'impegno casalingo col Pontedera. I biancorossi hanno chiuso il 2015 con 18 lunghezze, 21 senza penalizzazione, ma coi toscani non riescono a sfondare. Lo fanno una settimana più tardi, quando ricomincia il girone di ritorno, sempre in casa con l'autorete dorica di Parodi. Sembra un momento positivo, il diavolo con Cruciani di Paolo Antonio viola l'arena Garibaldi di Pisa per un successo che galvanizza l'ambiente, ma che deve rivedere presto i suoi piani, perché i due pareggi di fila col Sant'Arcangelo di Lamberto Zauli e in trasferta a Savona ridimensionano un po' le aspettative. La vittoria col tutto cuoio vede il primo e unico sigillo di Francesco Forte, colpo invernale di mercato, rivelatosi però acquisto giusto ma forse in un contesto sbagliato. Ad Aprilia con la Lupa Roma l'1-0 fa infuriare Campitelli e inizia a scavarsi un solco con Vivarini che porterà alla rottura tre mesi dopo. Intanto il diavolo infila quattro pareggi consecutivi con Maceratese, Prato, Carrarese e Arezzo. Fa fatica a segnare, ma non perde praticamente mai. Anzi, prima di Pasqua torna a vincere il derby con Moreo e Caidi. In mezzo il pari momentaneo rosso-blu firmato Boulevardi, che di lì a poco avrebbe cambiato colori di maglia per indossare proprio il biancorosso. La beffa con Rimini della settimana successiva e il pari rocambolesco di Siena conducono alla salvezza senza patemi, per nulla scontata, a tre giornate dal termine col 3-0 sulla Lucchese. Gli ultimi tre impegni con Pistoiese, Spalle e Pontedera segnano la fine dell'imbattibilità interna del Teramo e altri due stop che però non cambiano i destini del campionato: 25 punti in 18 partite, solamente 3 sconfitte, di cui 2 proprio al fotofinish. Ma il rapporto con Vivarini è ormai logoro. Il 13 maggio il tecnico di Ari saluta il Teramo, che aveva condotto la storica promozione in Serie B poi revocata, e con lui, ad un anno dall'addio di Marcello Di Giuseppe, si chiude un'epoca sportiva con tante soddisfazioni e poche amarezze. Ne inizia un'altra. Campitelli sceglie Fabio Lupo come direttore sportivo, ma il tecnico lo sceglie proprio il presidente. Tra Fulvio Pea, voluto dal DS, e Lamberto Zauli, la scelta cade su quest'ultimo. Giovane, ex grande trequartista, arriva in biancorosso dopo aver condotto alla salvezza il Sant'Arcangelo, penalizzato di 6 punti la stagione precedente. Piace perché ha un gioco propositivo e brillante. Vorrebbe Margiotta per il tridente, ma l'attaccante preferisce la Svizzera. E allora il tecnico, presentato il 1 giugno, vira sul 4-3-1-2. Arrivano i fedelissimi Ilari, Capitano e Peterman. Poi Carraro, Croce, Boulevardi, Steffè, Luca Forte, Jefferson, Carcali, Saltobelli, Orlando, Manganelli e Marco Sansovini. Salutano Tonti, Perrotta, Amadio e Cenciarelli, alcuni dei protagonisti dell'annata 2014-2015. Vanno via anche Moreo, Lenoci, Francesco Forte, Cruciani, Cecchini, Brugaletta e Narduzzo. Insomma, una vera rivoluzione. Il ritiro di Ovindoli e le prime, poche, amichevole estive però, mettono in mostra già qualche problema di tenuta. La squadra ha poco equilibrio, difende male e Zauli, per sua stessa ammissione, arriverà alla prima di campionato il 27 agosto con Lumezzane, che ha già perso il timone della squadra. 2-0 nella ripresa, il Teramo torna con le ossa rotte dalla Lombardia e il pari acciuffato al Bonolis una settimana dopo col Bassano non rasserena per nulla l'ambiente. Ecco, poi vedremo anche la seconda parte, da Pordenone fino di fatto a venerdì scorso contro il Lumezzane. Presidente, qual è stato l'errore più grande del 2016 che si riconosce? Parlando di questo campionato? Sì. Ma sì. Dell'altro campionato posso dire, l'ho detto prima, che forse ancora noi dirigenti, credo anche lo staff tecnico, vivevamo di ricordi, però il nostro vero l'abbiamo fatto, ci siamo salvati, ma credo che avevamo una grandissima squadra. E quest'anno? Quest'anno credo che ne sono stati fatti troppi di errori e quindi sicuramente nessuno di noi ci aspettavamo che potessimo fare così male, assolutamente. Quello che potesse tornare indietro non rifarebbe? Ma non rifarei, forse ripartirei radicalmente da tanti giovani e 3-4 persone, giocatori molto importanti,
che potessero fare da chioccia a un branco di ragazzi validi che forse oggi a questa squadra manca, quindi la fame, la determinazione, quello l'ho detto prima, l'ignoranza calcistica. Quest'anno, in questa stagione, prima Zauli, poi Nofri, poi ancora Zauli, poi rispondiamo anche alle domande. È un po' in controtendenza rispetto agli ultimi suoi 5 anni in cui c'è stata parecchia stabilità invece, 2 anni con Cappellacci, 3 anni con Vivarini. Che cosa è cambiato? Queste gestioni tecniche non l'hanno convinta fino in fondo come avevano fatto quelle prima? Ma cosa è cambiato? È cambiato poco, siccome credo che noi non abbiamo, ci si è partiti un attimino già col piede sbagliato, senza dare colpe a Tizio e Caio, perché qualsiasi cosa poi succede in una società, le colpe si riassume sempre colui che gestisce la società, in questo caso io. E quindi Zauri sicuramente qualche colpa ce l'ha, tante ce li ha Lupo, e sicuramente io ce li ho più di tutti, perché forse devo intervenire, come si usa dire, in un modo molto, molto drastico molto tempo prima. Perché Zauli adesso fa il caso del Teramo e dopo 4 giornate non faceva più al caso del Teramo? Cosa è cambiato? Ma diciamo che lì c'era delle problematiche all'interno dello spogliatoio, non con i calciatori, però è tornato con uno spirito più voglioso, ha capito forse che Teramo era una piazza un po' diversa da dove lui era stato l'ultima volta, cioè Sant'Arcangelo. Teramo è una piazza esigente, è una piazza giustamente dove si sono raggiunti certi risultati molto molto importanti, e quindi all'interno della città è nata questa nuova mentalità, una mentalità vincente, una mentalità che vuole far bene, poi può fare anche male, come del resto li ho abituati, e che purtroppo anch'io sono come i nostri tifosi, cioè noi non ci accontentiamo mai, noi vogliamo sempre il massimo, noi vogliamo che si onori la maglia al 100%, quindi questa è la mentalità di Teramo, questa è Teramo, la piazza di Teramo oggi è una piazza importante dove quando parli con dei calciatori, dei procuratori, sicuramente vogliono tutti venire, perché Teramo è una piazza dove insomma si è vinto tanti campionati, e io ne sono veramente fiero, ne siamo tutti fieri, io, la società e tutti i nostri tifosi. Presidente, intanto continuano a dire, insomma, la maglia gialla con la sciarpa, la sciarpa gialla con la maglia rossa, qualcuno, però insomma, al di là delle sfumature cromatiche, prima ha detto molte colpe ce le ha Fabio Lupo, però l'ex oramai direttore sportivo del Teramo ha sempre detto è stato un mercato condiviso, le scelte non le ho fatte solo io, le abbiamo fatte con la società e con l'allenatore. Sicuro, io credo che adesso non è che la croce è solo di Fabio Lupo, ma sicuramente certi giocatori, io pensavo che avendo un direttore del livello, di come si dice, di Fabio Lupo, sicuramente ci avesse proposto dei giocatori forse non più importanti, perché quelli che lui ha portato non lo erano, ma sicuramente mi sarei aspettato qualcosa di diverso. Forse neppure lui la piazza di Teramo la conosceva, non capendo che lì si parla di calcio nel giusto o nello sbagliato, però c'è un'atmosfera che oggi, se noi andiamo a vedere gli spettatori, la nostra piazza fa una media di 1.400-1.500 spettatori, che sono
pochi, ma a livello di C siamo una delle piazze a cui il pubblico tiene tanto alla sua squadra. Quindi poi nella vita si può sbagliare, si può azzeccare, quindi non è colpa esclusivamente di Fabio Lupo, assolutamente. Cioè, Fabio, ripeto, è un grandissimo professionista, ma penso che forse una piazza come Teramo, io al posto suo avrei portato persone un attimino più di qualità e non una rosa così piena di giocatori che forse in tanti non fanno la differenza. Io sono per pochi buoni e una rosa molto più ristretta perché poi ci sono i ragazzi Lei che ha detto poi qualche sono settimana anche fa, bravi. ad inizio anno avevamo deciso di fare 18 più i nostri e ci siamo ritrovati ad avere una rosa di 25 più i nostri giovani. Credo che sia stato un errore, cioè prendere giocatori mediocri e poi non portare qualche giovane nostro, credo che sia uno sbaglio. Quindi in futuro sicuramente si prenderanno dei giocatori importanti con una rosa poi più allargata tra il nostro settore giovanile e dei giovani in prospettiva. Una domanda che ovviamente è circolata nei giorni precedenti e che abbiamo la fortuna di potergli rivolgere questa sera in diretta. Luciano Campitelli è cambiato anche perché dopo Teramo Maceratese ha confermato Onofri, ma poi di fatto è stato riportato a Allora, consigli diversi. no, Com'è andata? Perché? allora, se io quella sera mettevo la croce a Nofri, cioè Nofri già non era visto poi tanto bene, non perché sia una cattiva persona, ma perché forse caratterialmente molte volte ha i suoi modi di fare che lo penalizza. E quindi ho dovuto dire quella cosa, ma Nofri aveva ancora 3 giornate di squalifica. Un allenatore in una squadra come la nostra, con un attimino poco carattere, una squadra che forse bisogna intervenire anche in un modo molto sia duro che dolce a seconda come è la situazione. E lui quelle 4 giornate lo ha reso un attimino più instabile, un attimino meno sereno. Quindi la soluzione ottimale era riprendere il nostro primo allenatore, anche perché veniva pagato regolarmente dalla società, e quindi ritornare sul passato. E credo che alla fine non abbiamo sbagliato. Intanto, oltre ai messaggi che tra un po' leggeremo, continueremo a leggere, ci sono anche dei commenti sotto la nostra diretta Facebook. Maurizio, li possiamo vedere, anche salutando chi ci sta seguendo, vedete sotto la nostra diretta, Pasquale De Carolis, che scrive, Campitelli presidente, sempre presidente, non mollare, Silvano Marini, buonasera, anche queste esperienze negative dovrebbero forgiare e far crescere, presidente, devono, fiducia al 100% da tanti, Silvano da San Benedetto ma di Teramo, presidente questi giocatori non ti meritano, grande presidente sempre avanti. Leggiamo altri messaggi Maurizio perché poi tireremo fuori una pillola che abbiamo mandato anche un paio di settimane fa proprio su questi quattro professionisti che comunque sono ancora sotto contratto. Il problema degli spettatori alle partite del Teramo è condizionata molto dalla piattaforma streaming Sportube. Molti tifosi anche di Teramo, soprattutto quando fa freddo, preferiscono comprarsi la partita a 2,90 € invece che andare allo stadio. È assolutamente vero, anche se esperienza personale, ma immagino per chiunque sia stato dentro uno stadio, vedere una partita in uno stadio è sempre comunque qualcosa di diverso. Si riescono a capire dei movimenti, delle sfumature che normalmente qualsiasi tipo di televisione HD, Ultra HD, 4K non possono mai dare. Leggiamo altri messaggi, Maurizio. Complimenti, ti seguiamo sempre sul giornale. Ah, grazie, sei perfetto. Poi la rubrica Analisi Tecnica, bella e reale, il presidente ha sbagliato e ha pagato, peccato, la statua non la faremo. Va bene, ancora.
Ah, ok. Allora facciamo così. Ci vediamo la seconda parte di questa stagione del Teramo, che parte dalla sconfitta. Un saluto al grandissimo presidente Luciano, forza presidente, non mollare, sempre forza diavolo, la vostra cara tifosa Fabrizia. Ciao Fabrizia. Ci vediamo la seconda parte della stagione, siamo di fatto addirittura d'arrivo, ma riavvolgiamo un po' il nastro, vediamo questa stagione 2015-2016. Vediamo. A Pordenone Zauli cambia modulo, ma è un naufragio. 3-1 in una gara senza storia in cui i veneti fanno quello che vogliono e il diavolo sembra un pugile frastornato. Dopo tre giorni c'è l'infrasettimanale col Modena. Altro giro, altri due moduli. Il Teramo inizia con un 3-4-3 per poi passare ad un 4-2-3-1 che ha poco senso. Non c'è Carraro e il gol di Jefferson elude i biancorossi, ma la doppietta di Schiavi fa scoppiare il putiferio. Meeting della dirigenza in serata, via Zauli e Lupo. Teramo senza direttore sportivo, ma che chiama Federico Onofri a subentrare sulla panchina. Prima esperienza tra i professionisti per l'ex timoniere della Viterbese, che esordisce dopo due giorni proprio al Mazzola di Sant'Arcangelo con un 1-1 beffardo. Per la prima vittoria bisogna attendere una settimana, 2-0 Alfano. Ma il Teramo non dà mai la sensazione di aver fatto un salto di qualità. Pareggi con Sud Tirol e Padova, sconfitte con Venezia e Albino Leffe. E qui, siamo al 22 ottobre, scatta la contestazione feroce fuori dallo stadio. Il diavolo si rifà il sabato successivo a Gubbio con una scorpacciata di gol, 5 rifilate agli Umbri prima di cadere in casa, ancora con il Mantova di inizio novembre. Altro stop che fa male, quello del Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, coi biancorossi seguiti da 400 tifosi che non giocano praticamente mai e si fanno battere dalla doppietta di Mancuso. Anche Nofri inizia a finire nel mirino della critica, si riprende a fatica con l'Ancona la settimana dopo, ma cade nuovamente a Reggio Emilia per mano dell'ex Mogos. La vittoria a Forlì contro una squadra in ripresa sembra rimetterlo sulla strada giusta, ma il 7 dicembre, dopo la battuta d'arresto interna con la Macera Tese, nonostante le conferme del presidente Campitelli, il neo direttore tecnico Alec Bolla, presentato qualche giorno prima, vira per il ritorno di Lamberto Zauli sulla panchina del Teramo. L'esordio bis non è dei più facili, ma al Tardini di Parma il diavolo sfodera una prestazione super, ma strappa solo un pareggio. Altro pari la settimana dopo in casa con la Feralpi Salò, stavolta è 2-2, ma il Teramo rischia di perderla. Ci pensa Croce al 92esimo a rimediare. Intanto Zauli fa delle scelte drastiche, Sansovini e Caidi pagano il prezzo più grande con la panchina, ma la punta si riscatta con il lume Zane quando illude il Bonolis col gol del vantaggio prima del pari beffa di Leonetti al minuto 93. Insomma, nella nuova stagione 19 punti in 20 partite, una miseria considerando che nei 5 mesi della stagione precedente il Teramo con meno partite, 18, aveva fatto più punti, 25. Venerdì l'ultimo impegno col Bassano prima delle vacanze, poi il 2017 che dovrà vedere un altro volto del diavolo che chiude l'annata forse più travagliata della gestione Campitelli. Aspettando le mosse di giugno il Teramo dovrà guadagnarsi però prima sul campo la conferma in Lega Pro, che ad oggi non sembra affatto scontata. Insomma, abbiamo rivisto questo ultimo gol contro il Lumezzane, insomma, che ha lasciato parecchia amarezza. Presidente, prenda esempio da Fedeli, che quando la squadra vince striglia i propri giocatori. Per questi brocchi più bastone e meno carota. È troppo buono? Ma... No, non è questione di troppo buono. Cioè, quando tu parli una volta, due, tre, e il risultato è sempre quello, vuol dire che di fronte forse non hai le persone che con mezza parola capiscono quello che si intende quando... un dirigente parla all'interno di uno spogliatoio, quindi molte volte basta poco, molte volte non è che con lo strillare si riesce poi a risolvere le problematiche si devono risolvere in altri modi. Noi cercheremo fino alla fine di dare sia il bastone che la carota. Ha paura di retrocedere? Ma io neppure ci voglio pensare, perché oggi noi dobbiamo essere positivi. Sicuramente
rafforzeremo la squadra, sicuramente andremo a prendere dei titolari importanti perché per dare anche modo all'altra parte della rosa che rimarrà a Teramo di essere più stimolati, di allenarsi meglio e di mettersi in discussione con i nuovi giocatori che arriveranno a far parte della nostra rosa. Presidente, la scelta di Bolla è stata ottima, prima però un amico da casa le diceva, dalle sue parole traspare il fatto che abbiate preso Nofri senza conoscerlo. Sicuramente Nofri lo abbiamo preso consigliato da questo ambiente e quindi eravamo in un momento senza direttore sportivo, quindi ci siamo fidati, ma credo che Nofri sia anche un bravo allenatore. Poi le stagioni non sempre vanno per il verso giusto, quest'anno per noi è un'annata, dico io molte volte, che ci ha cascate qualche cosa che oggi non quadra più, ma ci riprenderemo, ne sono sicuro, perché non meritiamo di stare in questo posto, anche se non meritiamo per quello che la società fa, ma se oggi noi siamo lì e questa è la squadra, quindi dobbiamo dire anche la verità, perché io credo che in un campionato se tu vai a vedere le negatività e le positività, alla fine noi meritiamo i punti che abbiamo, ne sono 19 e 19 ne meritiamo, quindi ci dobbiamo assumere sia noi come società, ma sicuramente i ragazzi devono assumere le loro responsabilità, perché è giusto che si riassumano. E mi è piaciuto anche quello che ha detto la Juventus a fine partita col Milan, sono tutti da prendere calcio in sedere, ha detto Allegri, in culo e quindi se poi molte volte lo diciamo noi, qui si finisce il mondo. Se lo dice la Juventus, che credo che se andiamo a vedere quello che sta facendo quest'anno, diciamo questi sono matti. No, è la mentalità, è quella che oggi noi non abbiamo più, è quella cosa che o hai dentro oppure non, nessuno te la può cacciare fuori. C'è un po' imborghesita questa sicuro, squadra. Sicuro, imborghesita, si è sicuramente, gli hanno fatto male i tanti soldi, perché molte volte andare in una serie superiore non si ha più il senso dei soldi, quindi un passo indietro va fatto e se Dio vuole riusciamo a salvarci. Il prossimo anno dobbiamo ripartire con la bava ai denti per poter rifare un progetto a medio lungo termine dove ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Ma Jefferson continuerà così fino alla fine del campionato, pagato per non giocare. In più dicevano pessima la scelta di Croce e Sansovini. Ecco, l'attacco, che è un reparto che le sta particolarmente a cuore. Jefferson continuerà così? Allora, Jefferson purtroppo è questo. Mi dispiace perché oltretutto è un bravo ragazzo, un ragazzo che mi è molto simpatico, ma a me mi servono i giocatori veri, quelli che non stanno lì, un giorno stanno bene, l'altro giorno discreto e poi non bene, quindi è un giocatore con cui non ci possiamo contare, quindi un giocatore sicuramente che andrà via perché noi questi tipi di giocatori non li possiamo né tenere né pagare, quindi se andiamo a vedere i minuti giocati con quello che lui sicuramente percepisce, vuol dire che Jefferson si è assunto la responsabilità di venire a Teramo e adesso si assumerà la responsabilità di andare altrove. Croce e Sansovini?
Croce e Sansovini, noi abbiamo fatto un tipo di ragionamento, qual è stato? Croce l'anno scorso ha fatto 14 gol, Sansovini in quelle partite che dove lui ha giocato a Cremona aveva fatto, mi sembra, 12 o 13 gol, Petrella ne aveva fatto 7 di gol. Forte era una scommessa, ma una scommessa importante, perché era un giocatore che veniva da più campionati di Serie B e quindi pensavamo di avere un attacco veramente forte quest'estate, perché noi ci credevamo. Quindi poi invece è successo tutto il contrario, questi non hanno fatto un gol nessuno, quindi a quel punto di chi è la colpa? La colpa non è di nessuno, se poi vedi il Forte che noi l'anno scorso ci fece 2 gol, quest'anno è capocannoniere con 15 gol a Lucca. A Lucca, e quindi 15, metti che ne fa altri, quindi sono 30, e ha fatto più gol di Lapadori, Donnarumma, quindi molte volte il calcio... È anche un fatto di contesti, probabilmente noi nella nostra ricostruzione abbiamo detto magari l'acquisto era giusto, ma in un contesto forse sbagliato, però per riassumere, dunque Jefferson ha detto che va via, ma se io dicessi che vanno via anche Forte, Croce e Sansovini, resta, ma, vado lontano? Ma oggi dico Jefferson, perché credo che noi per Jefferson, oltre ad avere uno o due dottori a disposizione e un preparatore fisso, è un giocatore che non ci possiamo permettere, perché Teramo non si può permettere un giocatore importante, forte se sta bene come Jefferson. Quindi penso che Jefferson, forse Teramo gli ha portato dal punto di vista prettamente fisico non fortuna, quindi è giusto che trovi un'altra squadra, si farà, io spero, dobbiamo vederci con il procuratore prima possibile. Di trovare una giusta strada dove lui potrà sicuramente ambientarsi e forse anche un clima diverso e che possa stare bene, perché io glielo auguro di cuore. Quindi Jefferson Forte ni, giusto? Ma tutti gli altri sicuramente non è stata ancora fatta nessuna scelta. Noi dobbiamo pensare a venerdì, che per noi è una partita molto difficile, una partita dove noi dobbiamo fare risultato, e credo che si possa fare risultato, quindi ce l'andremo a giocare ad armi pari e poi andremo a capire, a vedere con l'allenatore, col direttore, cosa si dovrà fare per il futuro, quindi avere quei 20 giorni a gennaio per capire chi potrà essere, far parte della famiglia Teramo e chi dovrà andare via, perché non hanno i requisiti per poter stare insieme a noi. L'ultimissima, prima di andare in pubblicità, ci dobbiamo fermare, siamo già in ritardo. Passo dall'attacco, vado parecchi metri più indietro. La situazione di Caidi, lei che comunque immagino sia un po' anche abbastanza affezionato a questo ragazzo. Ma sicuramente Caidi fa parte della nostra famiglia oramai. Quest'anno anche lui, come Speranza, come tutta la difesa, perché non è che possiamo attaccare uno e non altri. Se andiamo a vedere tutti i gol presi, la colpa una volta è dell'uno, una volta dell'altro, ma io da domenica voglio vedere questa squadra che strilla. Non si può prendere un gol al 94esimo come l'abbiamo preso noi, da un ragazzino che è alto quanto me, quindi che peraltro andrà via, ognuno doveva prendere il suo uomo, dovevano essere con la bava tutti ai denti, dal portiere a tutto il resto, e quindi quel gol non si prendeva, perché siamo passivi. Eccolo qua. Ecco, vai, andiamo a vedere chi non ha saltato, e quindi vai a vedere, quindi se tu lì vai a vedi gente che secondo te sono persone che ci devi contare in un altro modo. Innanzitutto poi... non si va a fare un fallo di quella stupidità dove lì si va a fare un fallo, la palla va gestita, va buttata fuori, quindi una squadra che è squadra, quelle cavolate lì non li può fare. Noi non siamo una squadra, abbiamo giocatori che non possono fare parte, se poi si comportano in questo modo, di un progetto come il nostro, e quindi dico che
certi giocatori o sono giocatori, altrimenti abbiamo quelli del settore giovanile che almeno ci mettono l'anima. Perfetto, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo con la seconda parte di Proteramo, restate con noi. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo con il presidente Campitelli. Presidente, una cosa di cui si è parlato moltissimo è questa collaborazione, accordo, insomma questa liaison con il San Nicolò. Ma che cosa è cambiato ultimamente nei rapporti tra lei e Salvatore Di Giovanni? Ma i nostri rapporti, a dire la verità, sono stati sempre ottimi, quindi non è cambiato assolutamente niente. Quindi stiamo facendo delle belle chiacchierate per poter far sì che si crea una bellissima collaborazione tra le due società per poter ottenere il massimo da questo tipo di accordo, e quindi sicuramente a gennaio cominceremo a tirare le somme in un modo proprio nella concretezza, e credo che sarà una cosa che tante altre società ci verranno dietro. Le faccio vedere uno striscione che sicuramente lei avrà notato venerdì pomeriggio nella gara contro il Lumezzane, della curva: con la nostra storia non si gioca, neanche con il pensiero, fusioni no, non ne vogliamo, difatti, non sarà una fusione. Difatti voglio chiarire che la fusione, cioè la società del Teramo Calcio, rimarrà al 100% a noi, e quella del San Nicolò Calcio sarà sicuramente, rimarrà a Salvatore al 100%, quindi ci sarà una collaborazione dall'alto. Quindi nessun ci sarà un tipo, consiglio d'amministrazione. Bravo, di fusioni per nessun tipo di società. Quindi questa è la cosa più importante, perché con la fusione andrebbe a scomparire, credo, il San Nicolò, però noi non faremo sicuramente la fusione, perché non vogliamo far scomparire nessuna squadra. Epifani, Micciola e fusione che vada a Giuliano, ma presidente, non farlo, i tifosi non dimentico che volevano fare la fusione con i giallorossi. Per tornare all'argomento di cui stavamo parlando, siccome un po' di tempo fa, e non solo una volta, lei ha in più di una circostanza espresso qualche perplessità sul fatto di poter proseguire nella sua esperienza calcistica, ecco, questa collaborazione è la strategia d'uscita, mettiamola così, da parte sua? Per che cosa? Per cercare di contenere oggettivamente dei costi. Ma qui non si parla di costi, qui si parla di innanzitutto di un progetto tecnico allargato, perché avendo una squadra che racchiude una città piccola come Teramo, avendo una squadra che oggi gioca in Serie C e l'altra che gioca in Serie D, a livello tecnico si possono veramente fare cose molto molto positive, e si può avere anche un risparmio economico per quanto riguarda poi anche la gestione di tutta la squadra, perché se noi oggi e tutti i nostri giocatori che vengono svincolati vanno via da noi, e lì si possono anche recuperare facendo fare un campionato o due campionati in D, perché non tutti i giocatori a quell'età sono pronti, e far sì che
possano giocare dei campionati minori. Comunque competitivi. Che competitivi, in quel modo possono rientrare alla base dopo uno o due anni ed avere dei giocatori forti, importanti da poter valorizzare e o vendere oppure con costi minoritari poterli far giocare col Teramo. Ok, facciamo qualche domanda un po' cattiva. Andiamo sì. Un po' sul web, non so se lei ha visto. Notizia di oggi, la sospensione di Sandro Federico, che era proprio venerdì con lei in tribuna a vedere Teramo Lumezzane. Sospensione dalla San Benedettese, atto di fatto di routine per l'inibizione a un anno per il fallimento della Carrarese. Questo complica un po' i piani del Teramo, perché? O no? No. Cioè, i piani non vengono perché, assolutamente perché diciamo che Sandro intaccati. Federico era il candidato numero uno alla poltrona di direttore sportivo per l'anno prossimo. Ma io credo che Sandro Federico, non so adesso la squalifica se verrà tolta oppure no, le motivazioni per quella squalifica sono per delle cose sicuramente che non c'entrano niente con la parte tecnica della San Benedettese, quindi sono cose credo che vadano a mettersi nella normalità più assoluta, ma non a livello nostro rimane in questo momento una grossa stima e amicizia perché non ci conosciamo da tantissimi anni. E poi Federico, Sandro, se andiamo a vedere i suoi curriculum negli ultimi anni, credo che abbia sicuramente fatto molto bene, sia l'anno scorso in una società abbastanza, insomma, con dei problemi enormi, e credo che quest'anno, fin quando c'era un feeling giusto e corretto, credo che la San Benedettese non abbia questa rosa così importante da stare ai primi posti della nostra classifica. Quindi se la San Benedettese sta a quei livelli, credo che il merito sia stato anche di Sandro, ma a prescindere questo che dico, perché secondo me è un bravissimo professionista. Quante possibilità ci sono di vederlo a Teramo? Ma oggi quante possibilità ci sono? Ammesso che il ricorso venga accolto, quindi l'inibizione cada, ovviamente. Io sono... Poniamo quella come premessa, sia chiaro. Ma Sandro è uno di quelle persone che potrebbero in futuro venire a Teramo, ma in questo momento noi abbiamo Alex Bolla, che sicuramente dovrà con questa... nuovo nella nuova campagna acquisti che dovrà fare, e andremo anche a valutare le sue qualità, e quindi sicuramente oggi il nostro direttore sportivo è Bolla e quindi non Federico. Quindi se Bolla sicuramente che ha un contratto fino a giugno meriterà, farà bene e avrà tutte le chance per poter rimanere al suo posto anche nel prossimo futuro. A proposito di Bolla, le chiedono quanti giocatori arriveranno nel mercato di gennaio, perché noi abbiamo parlato, in estate c'è stata praticamente una rivoluzione a Teramo, ma è probabile che ci sia anche a gennaio. Un po' di tempo fa lei ha detto: a me non piacciono i compiti invernali perché a gennaio no. Non si risolve nulla, però... Se ci sono le possibilità dobbiamo comprare dove a noi penso che serva dei titolari che ci possano portare fuori da questa situazione e darci una mano anche per la crescita di tutto il gruppo. Quanti giocatori? Prima un telespettatore da casa ci diceva: due difensori, due centrocampisti e una punta, cinque. Ma io penso quattro. Quattro? Sì. In che cosa ha esagerato? Forse nei due centrocampisti? 2-1-1? Ma io credo 2-1-1. Due difensori, un centrocampista? No, un difensore. Un difensore, un centrocampista? Due centrocampisti e una punta. Ah, un difensore, due centrocampisti e una punta. L'anno scorso la squadra, la Carrarese di Buffon, la fece Paratici. Sapete chi è? Non Federico. Quest'anno la squadra, la Samba, l'ha fatta il figlio di Fedeli. Franco Fedeli, che peraltro oggi ha annunciato silenzio stampa
fino a data. Ma io non so chi abbia scritto quello, io non lo so chi ha fatto la squadra, perché parlare è sempre facile, tra il dire e il fare. Dal di fuori di una società si dicono tante cose, però poi le verità all'interno di ogni società li sa chi poi ci lavora, sta lì tutti i giorni e quindi sa le problematiche e deve anche sapere come risolvere le problematiche che possono nascere all'interno di una società. Tra i due centrocampisti c'è Stefano Madio? Ma Stefano Madio ha un contratto troppo importante per poter far sì che il Teramo possa tornare sulle tracce di Stefano Madia. Oggi Stefano Madia è un contratto che noi non ce lo possiamo permettere, è un contratto anche tanto importante in Serie B. Le faccio ascoltare le parole di Ivan Speranza, che di fatto, oltre ad essere capitano, insomma, è la bandiera di questa squadra, sul fatto, su cosa ne pensa di questa stagione, di questo 2016, il giudizio che dà Ivan Speranza, una pillola, la sentiamo. È stato un 2016 facilissimo, soprattutto questa parte qua, ovviamente è molto, molto sofferta, soprattutto questa stagione qua è stata molto sofferta, perché abbiamo iniziato un pochino male, ce la stiamo portando così. Magari la parte finale del campionato scorso siamo andati un po' meglio, perché anche lì l'andata non è che avevamo fatto benissimo, per il ritorno avevamo fatto un po' meglio, cioè, finita leggermente un po' meglio, però non è stato sicuramente un 2016 fantastico, sì, da quando sto qui a Teramo, anzi sarà uno degli anni peggiori sicuramente da quando sto io qua, quindi no, speriamo che lo lasciamo alle spalle e il 2017 sarà molto molto meglio. Presidente, abbiamo sentito Speranza che tutto sommato ricalcava le sue parole, ma poi rispondiamo sul settore giovanile. Questa squadra ha un po', sembra aver perso un po' di grinta, quello che ogni tanto... Io più di grinta dico di autostima, perché l'autostima... Cioè la somiglia un po' di meno questo Teramo rispetto a quello degli anni passati. Si acquisisce con le vittorie, quindi le sconfitte purtroppo sono malvagie, perché non ti fanno più credere in te stesso e quindi... Ma sono cose che poi succedono non solo come calciatori, succedono nella vita di tutti i giorni, perché se tu le cose vanno bene è anche una cosa poco... azzeccata, va bene, quindi lì va tutto bene, poi quando le cose non vanno bene non va bene niente, quindi oggi questo sta succedendo a Teramo, ma ripeto, con l'aiuto della società, l'aiuto dell'allenatore, la determinazione che devono oramai metterci i nostri calciatori, l'aiuto del nostro bellissimo pubblico, io sono sicuro che noi non siamo una società di serie D, anzi, siamo una società di serie C e voglio dire anche ambiziosa per quello che può fare questa società. Dobbiamo in questo momento lottare, lotteremo tantissimo e faremo di tutto perché questo... anche questa negatività che in questo momento succede ci sia da formazione per il prossimo futuro. Rispondiamo un po' alla volta, le chiedono di Cenciarelli, come lo vedrebbe, un altro sarebbe un ritorno. Ma Cenciarelli è un ragazzo d'oro, è un ragazzo che gli ho voluto fare un regalo, farlo andare via perché ce l'ha chiesto più di una volta. E quindi oramai lui credo che in questo momento non è Teramo la sua strada. Se fra qualche anno potrà ritornare, io sicuramente lo accoglierò a braccia aperte. Ma oggi noi abbiamo bisogno di un nuovo linfa, di un nuovo ciclo, di una squadra che non... ricordi quei momenti così belli ma che poi sono diventati brutti, quindi noi abbiamo bisogno di nuovo.
sul settore giovanile, prima ci scrivevano cosa lo facciamo a fare se dal 2008 ad oggi i giocatori non ne abbiamo valorizzati? Ma cosa lo facciamo a fare? Io spero che in futuro possiamo sempre più inserire giovani nostri in prima squadra. Già quest'anno qualcosa si sta vedendo, ma non pensate che gli allenatori sposano completamente la causa giovani. I giovani devono essere inseriti piano piano, perché altrimenti gli facciamo male anche a loro. Ma questo, il futuro di questa società sarà basato anche sui nostri giovani. Quindi prima non si potevano inserire perché forse ancora non erano pronti. Oggi il settore giovanile ha lavorato molto bene e credo che si stanno vedendo i frutti, e questi frutti lo vediamo con Fratangelo e con altri ragazzi che fanno parte della prima squadra. Per esempio c'è stata la convocazione per l'attaccante Alessandro Fagioli, uno stage con la nazionale Under 17 di Daniele Arrigoni. Eccola qua, raduno programmato allo stadio del Conero di Ancona martedì. Oggi e domani, dunque, questo ragazzo che peraltro era stato richiesto, se non vado errato, dalla Lazio in estate. Ok, ci sono altri messaggi, se no tra un po' andiamo con le domande finali. A Giuliano abbiamo un presidente che vale poco. Presidente, se ti trattano male a Teramo, qua giù la porta la riapriamo. Va bene. Invece una domanda la faccio io: chi la sorpresa in positivo, chi l'ha sorpresa in positivo in questo 2016 e chi invece l'ha delusa profondamente in questo 2016? Ma sorpresa, devo dire che noi dobbiamo essere innanzitutto positivi, perché oggi sparare su dei ragazzi di 20 anni, 24, 25 anni non ha proprio senso, e quindi da papà non lo farei mai. Sicuramente dico loro che nella vita, a prescindere tutto, ci vuole tanto cuore, bisogna legarsi alla maglia, bisogna dare più del dovuto quando si è in difficoltà. E quindi se loro faranno questo, lo dovranno fare solo per loro e per avere successo nel mondo calcistico. Poi devo dire, mentre quest'anno, che all'interno della società, inteso come collaborazione all'interno della società, ho veramente dei bravi ragazzi, dei ragazzi capaci, rispettosi, corretti, vogliosi, che stanno lì, supportano tutti e che sono delle persone veramente molto, ma molto, di un'educazione importante. Quindi devo dire che si sta costruendo un gruppo coeso, un gruppo molto familiare, non c'è un gruppo che c'è rabbia tra uno con l'altro, quindi c'è tanto rispetto, quindi di questo ne sono orgoglioso. Presidente, siccome è passato di fatto, siamo a fine 2016, quasi un anno e mezzo dalla sentenza che ha rispedito il Teramo in Lega Pro e che l'ha inibita per 3 anni, dunque siamo a metà della sanzione, si può chiedere la grazia? Ci sta pensando? Ma ci sto pensando, diciamo che qualcuno me l'ha ricordato e adesso vedremo se chiedere la grazia oppure no. Siccome in questo momento ci sono le votazioni e tutti ti vogliono fare la grazia, quindi non la chiedo, preferisco rimanere in questo modo. Poi quando si chiederà, vuol dire che le acque sono aperte, perché in questo momento la grazia c'è da parte di tutti, ma io la voglio, e la voglio quella vera, capito? Non quella poco corretta. Cioè, in che senso? Perdoni, mi sono un po'... Perché quando ci sono le votazioni tutti ti chiamano perché ti vogliono dare la grazia, no? E quindi io, siccome sono stato veramente male per quella canata che abbiamo ricevuto,
e quindi credo che già ho pagato troppo. Quando la grazia la chiederò quando io lavorerò. Quindi andrà avanti così. Quando lavorerò e sarò felice di avere la grazia, la chiederò. Una domanda, c'è qualcuno o qualcosa che rivorrebbe all'interno del Teramo? Si è pentito di non avere più? Ma le persone vengono, vanno, oggi dire sicuramente. Qualcuno che va via a cui tu sei affezionato ti dispiace, ma poi ci vogliono di nuovo i tempi giusti per far sì che se ci saranno dei ritorni devono essere maturi i ritorni, non dei ritorni prettamente voluti mentalmente o da te o da altri. I ritorni devono essere maturi. Quando i ritorni sono maturi e sono corretti, avvengono da soli, quindi se ci sarà in futuro qualche ritorno, il ritorno sarà verrà da solo, quindi senza problemi. Le faccio davvero le ultimissime domande. Col tempo si dimentica anche qualche attrito di troppo e penso a Vincenzo Vivarini, per esempio. Ma guardi, io con Vincenzo, se forse lo devo un attimino bastonare, lo sai perché? Perché quando gli ho chiesto di Jefferson, Ha detto mi ha che era sano. detto che qualche piccolo infortunio lo aveva, e quindi io, siccome Vivarini lo stimo e tutto, invece poi le cose sono andate come sono, e io con Vivarini, anzi, io credo che oggi lui mi apprezzi tanto, penso che lui da me abbia imparato tanto. Io oggi di lui apprezzo tante quelle cose che forse in quel momento che le cose andavano bene non li apprezzavo, e quindi credo che oggi il tecnico deve avere l'autonomia che aveva Vivarini. E il presidente deve avere l'autonomia che avevo io, quindi eravamo una coppia, credo, molto affiatata. Sicuramente non mi sono mai permesso di dire A, B e C, e lui nei miei confronti non si è mai permesso di dire altrettanto. Quindi credo che il rapporto con Vivarini sia stato uno dei migliori rapporti che io abbia avuto, con tutti i miei allenatori. Vedete, una domanda veramente fuori contesto, ma perché siccome siamo in chiusura, gliela faccio. Le manca un po' la televisione? Ma mi manca un po' la televisione per come la vedo io, non per... mi manca sì, perché chi fa televisione è uno che ci mette tanto del suo, è uno che... Io credo che in Abruzzo quel poco di televisione che ho potuto fare io in quegli anni, forse ho iniziato a fare la vera televisione perché io ho dato innovazione, perché io ho creato dei programmi dalla mattina alla sera, perché purtroppo io quando faccio una cosa o la faccio con tutto me stesso, altrimenti non la faccio. Quindi sicuramente la televisione è una cosa molto bella che apprezzo più oggi che ieri. Mi dispiace che oggi le televisioni sono tutte in crisi. Perché oggi purtroppo per gestire una televisione costa tanto, e quindi credo anche qui che anziché avere tutti un piccolo orticello, poter unire più forze significherebbe creare un polo televisivo in Abruzzo molto molto importante. Cosa si aspetta dal 2017? Innanzitutto mi aspetto tanta salute per tutti, mi aspetto che finalmente torna ad esserci
un po' di lavoro per tutti questi disoccupati che veramente mi creano tristezza tutte le volte che vengono da me per chiedere un posto di lavoro, perché qui nessuno, tutti chiacchierano. Noi siamo in una crisi profondissima. Oggi io non vedo nessun tipo di assunzione che si possa fare in un'azienda, anzi, oggi noi aziende siamo lì sbigottiti per poter andare avanti tutti i giorni, e spero che qualche cosa in Italia possa cambiare, ma lo spero di cuore, perché altrimenti finirà il calcio, finirà la televisione, finiranno tutte quelle cose superflue che forse 50 anni fa non c'erano. L'ultimissima, poi leggiamo i messaggi, un auspicio, una promessa che vorrebbe fare ai tifosi del Teramo. Che io ci sono, fin quando mi vorrete ci sarò sempre. E poi domenica, quando ho visto quel cartello in cui si diceva nessuna fusione è stata mai fatta e quindi non la vogliamo, e io ho detto che la fusione sicuramente non si farà, ma si farà sicuramente una cooperazione tra i due presidenti, però da una cosa mi fa piacere, perché se da un cartello leggo vendi la società, dall'altro, da quello che ho potuto capire, significa tieni la società. Quindi io in questo momento non vendo la società, bensì cerco di trovare il giusto mix ed equilibrio per far sì che il Teramo possa stare ancora per tanti anni in mani sicure e tranquille, perché oggi fare calcio credo che sia difficilissimo. Se io in un momento di sconforto come questo dovessi abbandonare, credo che sarà molto difficile trovare in questo momento a Teramo, nella purezza della cosa, cioè senza secondi fini, un presidente che fa veramente insieme alla sua famiglia, insieme al suo socio, dei sacrifici così importanti per questa attività. Quindi i tifosi dovrebbero apprezzare che proprio in questo momento è un Campitelli che sta dando veramente il massimo per far sì che questa società rimanga ancora per tanti anni in Lega Pro, perché nei momenti belli è tutto bello, il difficile viene nei momenti brutti, dove sei solo contro tutti, lontano da tutti, non esaltato da nessuno, e quindi nel tuo silenzio, oltre a starci male, oltre a vedere che i risultati non arrivano, e oltre a dover dire fra 15 giorni devo pagare 300.000 euro, come devo fare, ripeto, io non auguro a nessuno di stare in quei momenti molto soli, tristi, bui, senza risultati. E quelli sono i momenti in cui vorrei fare assaggiare a tutti che significa in quel momento essere soli, però con il lavoro, con la voglia di fare, con tutto, speriamo di poter risorgere e di poter ricevere, ma che poi non vorrò, tanti abbracci da tanta gente che nel periodo molto positivo ero un dio e tutti mi volevano, tutti mi scrivevano. Questo però non l'ha detto quando le ho chiesto se era stato deluso da qualcuno. Tutti, ma non è una critica. No, sarebbe anche giusta. È che il calcio è questo. Però il calcio in una piazza come Teramo non è solo questo. È amore, è passione, è tanto sacrificio, perché una piazza come Teramo non ha mai arricchito nessuno, ma bensì chiunque l'ha fatto si è impoverito e di tanto. Dunque qualcuno le ha un po' voltato le spalle in questo periodo. Ma io credo che il rispetto nel calcio non esiste. Sicuramente ci sono non i pro Campitelli, ma ci sono quelle persone che capiscono i sacrifici che una società, che un presidente fa, e invece alcuni vedono soltanto che il Teramo potrebbe essere una squadra di serie B o di serie A, mentre il Teramo credo che con la nostra venuta ha vinto fior di campionati. L'anno della B
credo che quei divertimenti lì, nella storia, nella vita di ognuno di noi, vedere 10.000 persone, questo lo posso dire, che con la nostra venuta noi abbiamo portato non 2.000, 3.000, come molte volte si sogna, uno stadio piccolo come il vecchio comunale, noi avevamo 10.000 persone al comunale, al Bonolis, quindi questo è un orgoglio, una soddisfazione che rimarrà per sempre dentro di me e spero che prima o poi con noi o senza di noi si possa tornare a gioire come noi abbiamo fatto in quell'ultimo mese, perché lì è stato l'ultimo mese, per quella cosa che è stata una cosa meravigliosa. Se dovessimo fare un titolo di giornale e scrivessimo nel 2017 Campitelli non lascia ma raddoppia, avremmo azzeccato il titolo? Campitelli in questo momento deve chiudere l'anno, deve fare tantissimi sacrifici. Spero che la città ci stia molto vicina, che tanti amici, sponsor o meno, ci stiano vicini. Dopo che si è chiuso l'anno, che il Teramo non ha preso un punto di penalizzazione e tutto il resto, possiamo dire che abbiamo vinto non un campionato, abbiamo vinto più di un campionato, cioè la permanenza di una squadra in Serie C. Questo lo posso dire proprio con franchezza, perché quest'anno è l'anno più duro che noi abbiamo affrontato da tutti i punti di vista. E allora buon 2017. Grazie e speriamo che sia un 2017, come ho detto prima, pieno di tante soddisfazioni. Grazie al presidente Luciano Campitelli, buon 2017, buon anno anche a voi tantissimi che ci avete scritto anche questa sera. Io ringrazio Maurizio Daguin in regia che ci ha sostenuto come sempre. Vi do appuntamento ovviamente al prossimo martedì con Pro Teramo, sarà già il 3 di gennaio e dunque il saluto è a martedì prossimo, ma soprattutto buon anno e buon 2017 anche a voi. Ci vediamo martedì prossimo. Buona grazie, serata. Grazie, buon anno a tutti.